Buonasera, sono solo nella mia stanza, quindi mi sono tolto le mascherine. Respiro meglio. Sto guardando la documentazione che mi hanno predisposto tra una riunione e l'altra. I temi saranno vari e spazieranno da quelle che sono delle novità riguardanti il cambio di colore della nostra isola alle varie dichiarazioni che si sono scatenate a seguito del Consiglio Comunale di ieri, chi raglia a destra e chi a sinistra, ne parleremo. E poi parleremo degli emendamenti che alcuni asini volanti hanno fatto, ora ve le spiegherò velocemente, e così capirete perché sono alcuni di loro asini, ma soprattutto strumentalizzano purtroppo dai disabili a altre categorie fragili che non andrebbero strumentalizzate, per come è stato già fatto così con comunicati stampa, ma d'altronde da certi personaggi cosa vi volete aspettare? Allora, iniziamo intanto dalla situazione riguardante le dichiarazioni del presidente Musumeci, che oggi ha dato la notizia ufficiale del passaggio in zona arancione della Sicilia, e che rappresenta dal suo punto di vista una grande vittoria. Non ha detto esattamente vittoria di chi, ma supponiamo che si riferisse a tutti coloro che in queste settimane hanno fatto sacrifici per le restrizioni determinate dalla zona rossa. Su quanto deciderà per la città di Messina, non l'ha fatto capire, non ha detto granché. E siccome siamo a sabato, ore 18:40 circa, dobbiamo concludere che anche la nostra città diventerà zona arancione. E allora credo che abbiamo vinto un po' anche noi messinesi, considerato da dove siamo partiti. L'ASP di Messina, nell'incontro di stamane, abbiamo avuto un interessante tavolo tecnico, ci ha confortato, comunicando che nell'ultima settimana l'incidenza dei contagi sulla popolazione si è più che dimezzata e rispetto ai primi giorni di gennaio si è registrato un calo di incidenza dal 34% di rapporti tamponi effettuati e soggetti positivi al 14%. Seppure i dati sul livello di occupazione dei posti letto non è confortante, anche perché il numero dei decessi è allarmante. Pensate che il dato che mi è stato fornito, noi abbiamo dal 18 di gennaio fino ad oggi 60 morti. In meno di 15 giorni 60 morti. Credo che a gennaio si è superato i 100 morti, se non vado errato nei conti, perché già nei primi 15 giorni, se non ricordo male, erano circa 60. E quindi è un dato pesantissimo. Ed è ovvio che questo dato dei defunti incide sui posti letto, e noi ovviamente non vorremmo mai posti letto disponibili a seguito di un'incidenza così forte dei morti. Quindi è ovvio che si riaccende una speranza, ma stiamo attenti. Anzi, Musumeci azzarda, parlando già di zona gialla, zona bianca, da raggiungere al più presto, per carità. Tutti quanti vorremmo tornare all'arcobaleno della serenità, ma intanto
ci accontentiamo di sapere, e voi dovete sapere, che vi ho ringraziato e vi continuo a ringraziare, che i sacrifici che abbiamo fatto non sono stati inutili. Lasciamo poi al presidente Musumeci in questo momento di vantarsi di questo risultato. A noi interessano ci siano, da questo punto di vista, ottimi risultati nelle prossime settimane, cioè che si consolidi il dato e che non si commetta l'errore rispetto a quello che è un primo dato positivo con una presa di posizione che possa compromettere nuovamente tutta la situazione. Ricordiamo che l'ordinanza sulla zona rossa, oltre che da me, e lo sapete, è stata chiesta anche dal commissario Covid, dottoressa Furnari, per cui ritengo che la dottoressa Furnari si consulterà con l'assessore Razza, col presidente Musumeci, per stabilire nelle prossime ore il da farsi. Noi ovviamente restiamo vigili e sempre pronti a intervenire, come abbiamo sempre fatto. Restiamo amareggiati per la sofferenza patita da migliaia di contagiati, per la morte di oltre 100 messinesi colpiti da Covid, e quindi io per questo non canto alcuna vittoria, con molta onestà, non me la sento assolutamente. Diciamo che tiro un sospiro di sollievo, mi sento magari di dirvi questo. Rimane però, attenzione, il timore che da lunedì, malgrado le raccomandazioni autorevoli del presidente Musumeci, scatti una sorta di liberi tutti con conseguenze negative facilmente immaginabili. Anzi, purtroppo non vorrei che ci fosse la riedizione di certi fenomeni. Quindi vi invito a stare vigili, di stare attenti, perché la risposta all'emergenza sta migliorando, ma i dati comunque sono contraddittori. Mi scrivete tanti di voi, scuole chiuse. Guardate, io sono stato chiaro e lo ribadisco. Io non posso più chiudere le scuole, è ormai una decisione che appartiene al presidente Musumeci. Quello che ho potuto fare l'ho fatto, lo sapete, ci sono stati scontri, ho avuto anche azioni giudiziarie che sono state proposte, le abbiamo vinte tutte perché avevamo dei motivi solidi e validi che ci portavano a tenere le scuole chiuse. E nel momento in cui mi è stato chiesto coram populo di non prorogare più l'ordinanza riguardante la zona rossa di Messina, io ho preso atto e quindi ho voluto evitare qualsiasi sollevazione popolare su questo fronte, perché onestamente non c'è qua lo scontro, io sto da un lato e voi state dall'altro, noi stiamo tutti dallo stesso lato, e quindi non serviva a nessuno se non a chi voleva fare il caino, lo sciacallo, cercando di strumentalizzare purtroppo in modo squallido anche queste situazioni. Per quanto riguarda i ristori agli imprenditori danneggiati dall'emergenza, Musumeci ha detto oggi nella sua diretta che li attende da Roma. Beh, io dico che la regione siciliana ha appostato qualche miliardo di euro e noi li attendiamo dalla regione siciliana, comunque, soprattutto quelli di Agenda Urbana, che sono un altro contributo di circa 2.500 euro a fondo perduto per i nostri imprenditori che sono fermi lì perché l'assessore Turano continua a sbagliare. Noi già siamo pronti come città di Messina, però lui ritiene che debbano essere pronte tutte le città della Sicilia. Non comprendo perché, anche questo, stiamo facendo una diffida, sarà motivo di scontro nei prossimi giorni, perché è giusto così, non è perché noi siamo bravi a Messina a dover essere penalizzati da chi non ha definito il proprio quadro finanziario, i propri documenti finanziari. Certo, dopo la situazione di ieri non è che abbiamo dato noi un bello spettacolo ora sulla questione dei tempi, ma questa è un'altra storia di cui parleremo. Intanto ci consoliamo con questa tabella che credo state vedendo tutti quanti, e dove intanto per oggi quella che è la classifica ci porta con più 85 positivi rispetto a
Palermo con più 328, Catania con più 200. Spero che si consolidi questo dato. Ve lo ricordate? Qualche settimana fa questo dato portava Messina ad essere la prima, purtroppo, in questa tabellina. Quindi anche da questo punto di vista vi dico grazie a tutti voi. E il tavolo tecnico di stamattina, che è stato fatto proprio per disciplinare vari aspetti. Intanto sono state definite quelle che sono le USCA scolastiche finalmente. E da settembre che le aspettavamo anche a Messina, che non sono state fatte, ora partono. Quindi voglio dire queste cose perché comunque si è discusso anche del quadro complessivo nel quale ci si trova con la riapertura delle scuole. Quindi massima rassicurazione da parte del commissario Covid, dottoressa Marzia Furnari, perché tutte le omissioni che noi abbiamo denunciato ora si sono colmate. Quindi numeri dedicati, è partito il contact tracing e si è riusciti anche a isolare vari focolai, cioè tutto quello che non c'era prima del 16 di dicembre scorso, da quando io mandai a quel paese, non voglio dire mandai a fanculo la paglia, ora si sta facendo. Peccato che rispetto a Palermo, rispetto a Catania, si sta facendo con appena 3 mesi di ritardo, cioè 3 mesi pieni di pandemia. Ma questo in altra sede, in altro momento, lo faremo pesare. Come arriverà, dicono, a metà febbraio, forse, finalmente, questa macchina che consente la processazione di 4.000 tamponi al giorno. Intanto si sta cercando di recuperare i ritardi, tante segnalazioni li abbiamo anche noi cercati di portare avanti, di seguirle per conto vostro, quindi massima assicurazione anche su questo. Sul fronte dei rifiuti, Messina Servizi sta facendo un buon lavoro e si vede la differenza. Ormai le banche dati sembrano complete, c'è il mitico Sambataro che sta definendo, lavora lui ormai sulle banche dati, cominciamo ad avere da pochi giorni finalmente delle banche dati complete degne di questo nome. E voglio ringraziare Messina Servizi per il lavoro eccellente che sta facendo. Ovviamente se ancora ci sono utenze non servite è perché non risultare negli elenchi, quindi eventualmente mandate una segnalazione anche a bastacovid@comune.messina.it o scrivete alla nostra segreteria 335 7626 026, in modo tale che vediamo di sopperire anche a questa situazione. Quindi oggi si è fatto un punto preciso, abbiamo avuto anche con il direttore Alagna piena soddisfazione sulle questioni che abbiamo sollevato noi, su quelle che erano profili contrattuali che andavano definiti, anche perché in qualche delibera c'è scritto che pagano 50 euro a soggetto positivo. E poi ci sono altre lettere che invece parla di 50 euro ad utenze. E ovviamente la situazione borderline dell'ASP gestita dal buon Lapaglia mi ha messo in imbarazzo anche, anche Alagna, e di conseguenza oggi ci è stato dato atto di questo, si andrà a definire finalmente anche qui una convenzione. L'altra convenzione che si andrà a definire è quella con l'Omessina, con la Messina Social City, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare accordo con l'IRCS, quindi anche una forma di sostegno per cercare di deospitalizzare tutta una serie di posizioni che non hanno senso che rimangano nell'ambito della dei presidi ospedalieri. Poi si è parlato anche della proroga dell'attività di screening presso l'area ex gasometro, e lì ovviamente abbiamo posto delle questioni operative per le quali bisogna comunque affrontare in termini veloci la questione. Ecco, questo ve lo do anche come risultanza in barba a coloro che dicono che non siamo in condizioni di reggere ai tavoli istituzionali. Non solo siamo in condizioni, quando è necessario li facciamo pure ballare, e se dobbiamo spaccarli, li spacchiamo, per arrivare ovviamente a fare la pace ed avere naturalmente, come oggi, tavoli istituzionali degni di questo nome. Passiamo ora all'argomento
più anche più che tiene banco, anche perché la notizia la notizia delle mie dimissioni ha avuto un effetto miracoloso. Ha ridato vita a specie di politici che si pensavano estinte. Di questo mi scuso con voi se avete rivisto certi personaggi come se è un incubo, no? Questi personaggi che si materializzano, questi personaggi magari non più impegnati in Svizzera o in altri luoghi, no? E quindi si materializzano. E non immaginavo che l'idea di togliersi di mezzo, questo sindaco, cioè io, suscitasse così tanti e così famelici appetiti. Anche tra i consiglieri comunali c'è fermento. Certamente questo è il momento migliore per comprendere di chi ci si può fidare, per capire chi ragiona con la sua testa e chi ha telecomando, tipo Lacchè, no? Di certi ambienti, di certi deputati. E soprattutto si vedrà anche, si vedrà chi di loro, tra i consiglieri comunali, si pone il problema e se se lo pongono il problema di quale sia il bene della città e chi non è libero neanche di pensare quantomeno a questo, quindi avere spirito di autocritico, di critica. Vedremo nei prossimi giorni che succederà. Nel frattempo però facciamo un po' di chiarezza sul bilancio, anche perché Stasi Volanti hanno rilasciato dichiarazioni veramente vomitevoli. E allora, intanto, agli asini volanti che hanno dichiarato che hanno rinviato il consiglio comunale per martedì prossimo perché era necessario il tempo per acquisire pareri, dico che siete volanti e bugiardi. Asini, volanti e bugiardi. Qua ci sono già da ieri sera i pareri espressi su ogni singolo emendamento. Chi vuole le copie, colleghi della stampa, chiunque, glieli trasmetto. Qua abbiamo i pareri sui 13 emendamenti dei consiglieri comunali e le motivazioni del perché fondamentalmente sono negativi. E ora li vediamo uno per uno. Ci voleva un'ora, tanto aveva detto il dottore Gama, un'ora di tempo che esprimiamo i pareri. E al massimo potevamo anche venire stamattina a fare consiglio comunale. E capisco che magari se aprivano i negozi oggi, se non sbaglio, non so, c'erano liberi tutti e quindi il consigliere comunale dopo tanto tempo erano occupati a fare non si sa che. Allora, parliamo quindi di questi asini volanti e bugiardi. E spieghiamo velocemente, proprio perché come dice la Fauci, io dico alla Fauci che non faccio l'autista, non ho mai fatto l'autista, ma anche perché non so guidare. Hai capito la Fauci? Io non ho mai fatto l'autista, perché non saccio buttare manco un scecco. Consigliere Domenico La Fauci. E quindi vediamo queste bugie che se hanno le gambe corte, eh sì, che ce le hanno. E li vediamo, anzi come dice pure il collega Latona, hashtag asini sì ma non fessacchiotti, è tipo Bella Addormentata nel Bosco, no? Ne parleremo anche di quelle che sono, perché di Latona dedicheremo qualche minuto in più, anche perché lui è un ex sindaco, quindi si presuppone che i bilanci li sappia a menadito e quindi certi errori di grammatica non li dovrebbe completamente fare. Poi Nino Interdonato ormai ha incassato quello che doveva incassare nel bilancio, quindi le richieste fatte le abbiamo messe in anteparte, quindi si può permettere in questo momento di sparare cavolate in libertà. E la cosa però simpatica di Nino Interdonato è questa. Ascoltate, io sto prendendo qua stampe delle varie comunicati, no? A certo punto dice che intanto hanno presentato 13 emendamenti consiglieri comunali legittimamente, per carità di Dio. E cosa dice? Attenzione, udite,
cosa dice il consigliere Nino Interdonato? Il dramma del sindaco è che così lunedì non sarà possibile riattivare la family card, ma le famiglie messinesi sacrificheranno ben volentieri 24 ore di tempo della family card per beneficiare, per volontà del consiglio, in aggiunta al progetto di bilancio, di 400.000 euro da destinare all'assistenza domiciliare mirata per i ragazzi disabili. Falso, ora vedete perché. A tratti dei 100.000 euro gli assistenti alla comunicazione. Falso, ora vedete perché. E ora li vedremo cifra per cifra, perché vedete, questi asini volanti devono prendere i soldi. Così vi rendete conto anche che erano emendamenti farlocchi e fatti in modo pretestuoso. Però la cosa grave è che dice Interdonato qual è? Che non gliene frega niente se lunedì le 10.000 famiglie, quanto sono, non possono andare al supermercato più a fare gli acquisti. Andate a casa di Nino Interdonato a mangiare, fino a venerdì prossimo, probabilmente. Perché tanto Nino Interdonato che gliene frega? State. Interdonato non usa la family card e noi siamo felici per lui, ovviamente, no? Non è a diritto per questioni reddituali e noi siamo felici per lui. Ma tutti coloro che non hanno un euro, perché messi in ginocchio dalla pandemia, caro consigliere Nino Interdonato, non credo possano stare 4-5 giorni, perché io non credo che chi è che viene a cercare la family card lo fa per sport. Poi se c'è qualche sciacallo che la usa abusivamente, peggio per lui, perché sarà beccato, denunciato e rischierà moltissimo. Quindi quando un consigliere comunale dice, ripeto, ma le famiglie messinesi sacrificheranno ben volentieri 24 ore di tempo, dice una cosa grave, non solo, continua a sottovalutare quella che è la situazione, purtroppo, nella nostra città. E che dire poi del buon, delle bugie che hanno le gambe corte di Gian Domenico La Fauci, ne abbiamo parlato. E a un certo punto dice La Fauci, ma non so chi gli ha scritto ste cazzate, i soldi previsti per questo mese, parliamo della family card, saranno riattivati nella giornata di martedì invece che quelle di lunedì. Ah, quando poi vi dico asini volanti vi incazzate, caro Gian Domenico La Fauci, io non faccio l'autista, non l'ho mai fatto, quindi ti voglio sottolineare che si deve fare un bando. Noi ci eravamo organizzati oggi, sabato, a pubblicare il bando, nuovamente, con i nuovi requisiti, e quindi a attivare in automatico, da lunedì, martedì massimo, la carta. Martedì voi forse approverete il bilancio, o forse poi lo vorrete approvare mercoledì, perché mercoledì a mezzanotte diventano esecutive le mie dimissioni. Ma questi sono fatti vostri, ma la città ha capito con chi abbiamo a che fare. Poi, caro La Fauci, non è che come facevano altri, no? Magari Svizzera e dintorni, prendiamo i contanti e glieli diamo alla gente per andare a fare gli acquisti ai supermercati. No, si deve fare un avviso. Ecco, informati prima di dettare alla stampa cazzate. Va bene, caro Domenico La Fauci? Quindi, parla di mie scelte personali. Beh, qua siamo di fronte appunto invece atti amministrativi. La differenza tra me e questi consiglieri comunali è che io amministro, cioè io ho a che fare con tutti anche i casini e i problemi amministrativi che mi creano a seguito dei loro comportamenti da asini volanti. E la prova che non si rendono conto di quello che dicono, tipo satiri danzanti, ecco, li vedete voi. Poi se uno gli dice asini si incavolano. Studiate! O tacete, fate più figura. Invece qualcuno fa pure un scecco che vuole dare calci. E noi non ci spaventiamo, né degli asini volanti, né di scecchi che vogliono dare calci. In questa rassegna stampa bisogna dedicare un attimino di attenzione anche, che facciamo? Non lo nominiamo, poi lui si incazza, anche perché io più lo nomino più lui guadagna consenso nel loro ambito, no? E parliamo di un consigliere comunale che si è disgustato, che vuole dignità e rispetto. Attenzione, guardate che cosa dice a un certo punto questo consigliere comunale. Attenzione, no?
Bilanci a calci in culo non ne ho mai votati e difenderò fino all'ultimo giorno la mala dignità di consigliere, la mia dignità, scusate, di consigliere, il mio diritto di studiare le carte e presentare emendamenti. Alessandro Russo, è dal 17 di dicembre che hai le carte, è dal 17 di dicembre che tu e i tuoi colleghi avete avuto a disposizione il direttore generale per studiare le carte. Ma quanto giorni volevi? 50 giorni non sono bastati? E allora, se non volete studiare, e sono fatti vostri. Se tentate di studiare e non capite, e sono fatti vostri. Ma quantomeno non rompete le palle e fatemi amministrare, piuttosto che continuare a dire cavolate. Perché quando poi vedete dicono non abbiamo avuto tempo di studiare, io come se gli faccio il ricatto. Scusatemi, 17 di dicembre... abbiamo messo a disposizione i numeri del bilancio, il vademecum, l'abbiamo dato a tutti i consiglieri comunali e poi abbiamo aggiornato il vademecum in base alle loro richieste. Abbiamo trasmesso il tutto dai primi giorni di gennaio, credo sarà stato il 7, l'8, mi ricordo quando, abbiamo trasmesso tutte le carte col parere anche del revisore. Se li sono tenuti lì, abbiamo iniziato solo questo lunedì in commissione bilancio, ho fatto 3 sedute di commissione bilancio a spiegare agli asini volanti, perché poi quando tu spieghi e non ne vuole sapere niente nessuno, che gliene frega niente, e questo è frustrante, umiliante, poi vi ritrovate con Alessandro Russo che ancora deve studiare. Ma che studiare? Scusa. Se non riesci in 52 giorni a capire 4 numeri di bilancio, Alessandro, che vuoi che ti dica? Cambia mestiere e campa in un altro modo, ma non facendo il parassita della comunità. E anche a dire corbellerie. Qua ci sono le date degli atti. Ecco qui. E questo sarebbe una persona che ha dignità? Vedete in che mani siamo? E io dovrei continuare a stare qui ad avere a che fare con questi personaggi non in cerca di autore, non so più come qualificarli, perché qualunque cosa voi gli diciate si offendono poi. Meno male che le date parlano chiaro e parlano chiaro per tutti. E in questa rassegna stampa, per completare, poi vi darò la dimostrazione del perché naturalmente ci troviamo di fronte a situazioni veramente indescrivibili. Un altro aspetto che viene evidenziato è lo scontro tra me e il revisore dei conti col presidente Antonio Tumminello. E certo, io ho chiesto al presidente di chiarire il tenore delle sue dichiarazioni e l'ha chiarito una volta per tutte, e soprattutto ha precisato che comunque il parere del collegio è positivo e che quelle che erano, attenzione, anche qui, dichiarazione che fa il presidente del collegio. Il presidente del collegio Tumminello a un certo punto dice questo, e questo è come la conclusione delle sue dichiarazioni, proprio perché il buon Latona continua a dichiarare il falso, perché non è vero che la conclusione del presidente del collegio è che ci sono entrate sovrastimate e uscite sottostimate. Se questo è, Latona deve avere le palle, se ce le hai, e devi fare un esposto alla Corte dei Conti e all'autorità giudiziaria. Così io te ne faccio uno per calunnia. Hai le palline, Latona? Vedo che mi guardi. Latona, se hai le palline, fai un esposto dove devi sostenere esattamente questo, che ci sono le entrate gonfiate, come avete detto, sovrastimate, e le uscite che sono invece valutate al ribasso. Cosa dice il presidente del collegio? Sono contento che Messina avrà questi servizi aggiuntivi che prima non c'erano. Ovvio che i bilanci dei comuni di tutta Italia sono precari, ma sfido chiunque a dire quanto recupereremo dall'evasione tributaria, chi può azzeccare queste previsioni, eccetera. Ma è ovvio, il principio della previsione è questo, ma noi l'abbiamo fatto con prudenza, tant'è vero che le nostre previsioni sono prudenti nel rispetto dei principi contabili. Ecco perché il parere del collegio è positivo. Latona,
se hai le palline fai le sposto. Dopodiché, cosa dice sempre il presidente del collegio? Ci sono alcune spese che sembrano sottostimate e alcune entrate ottimistiche, ma nel complesso, ecco qual è il giudizio conclusivo, la tona, tu hai fatto il sindaco. Posso capire, tu, alcuni tuoi colleghi sono asini volanti che non sanno cosa significa amministrare, ma tu che hai fatto il sindaco per 10 anni a Villafranca, a Tirrenia, hai fatto cose straordinarie, hai cambiato il volto di quella comunità, hai lasciato una comunità sana, in equilibrio, sotto tutti i punti di vista, grandi infrastrutture, arrivi a Messina, ti comporti al ribasso. Ma che ti è successo? Non è che la vecchiaia. E quindi cosa dice qui il presidente del collegio? Ci sono alcune spese che sembrano sottostimate e alcune entrate ottimistiche, ma nel complesso ci sono margini per garantire l'equilibrio, equilibrio del bilancio, come si dice a Fiume di Nisi, tante chette, tanti buttoni. Ok? Alla fine, mettete da parte tutti i paroloni, tante chette, tante buttone, tante asole e tante buchi dove inserire le asole, no? Tutto qui. E allora, quello è il principio dell'equilibrio. Ecco perché, ovviamente, abbiamo detto, dovevamo riservare per la tona un'attenzione maggiore. Però la tona fa un bel post meraviglioso. E che cosa riporta nel posto? Ecco che dico, ora se non prendi le palline e le usi la tona, te ne puoi girare a Villafranca Terrena. Cosa scrive nel post Piero Latona? Che per ora, siccome fa il paladino di spicciolo, allora fa un mascolo, no? Allora, nel suo post scrive: revisori dei conti, per far quadrare il bilancio sono state sovrastimate le entrate e sottostimate le uscite. Questo lo riporta nel post. E quindi questo qui, ora, ovviamente, il post lo attenzioneremo noi per querelare il buono, perché queste sono notizie di reato. Cioè, come se la tona dice che il nostro bilancio è falso, la tona, hai tempo per correggere quello che hai detto in aula. Dopodiché io guarderò e mi leggerò il verbale. Se non correggi il tiro su questo, intanto ti denuncio io. Voi mi avete querelato, non fa niente, io intanto vi querelo per queste falsità che hai scritto tu nel tuo post, ormai è stampato e non lo puoi più modificare. Tu hai scritto che i revisori di conti hanno detto che per far quadrare il bilancio sono state sovrastimate le entrate e sottostimate le uscite. Quadrare il bilancio significa equilibrio. E non hanno detto questo il collegio, prima questione. Dopodiché, cosa dice altro? Il sindaco ce l'ha con il consiglio, reo di avere il consiglio rinviato di 2 giorni la delibera perché serve il parere sugli emendamenti da parte degli uffici e dei revisori e anche perché dopo la discussione di ieri vuole capire meglio cosa si sta votando. Scusami, qua ci sono, ora ve le faccio vedere, tutti i 13 emendamenti con i pareri del ragioniere generale. Già ieri, emesso ieri, quindi anche questo. Falso. Poi se voi volete sapere cosa votate, scusatemi, è dal 17 di dicembre che avete i numeri. Ma che avete fatto per Natale? Avete giocato a poker? Avete giocato a ramino? A che giocasto? Perché sicuramente molti di voi hanno pure violato il principio di non andare, perché alcuni di voi non possono rinunciare alla partita con blasonata, con certi personaggi. Ecco perché non avete studiato, secondo me, e dovete capire meglio. Bene, la gran parte dei fondi per i ristori, dice ancora sempre la tona, per stessa dichiarazione del sindaco in aula, sono già comunque coperti con la variazione di bilancio del 23 novembre 2020. Non ti voglio dire bestia, perché ti darei troppa importanza. Ti dico la tona che sei un falso. Perché a pagina 41 del vademecum che abbiamo anche dato in aula, c'è scritto che i 32 milioni per i ristori del 2020 fanno parte del bilancio 2020, mentre per quanto riguarda i ristori del 2021 non sono stati messi in nessuna variazione di bilancio del 23 novembre, ha dichiarato pure il falso. Ormai, per farti notare da spicciolo, sei diventato un mistificatore, mi hai deluso, sei caduto dal cuore. La tona. Perché fai così? Perché ti comporti così, Pieruccio? Per ora avrai le palle e denuncerai queste cose, ne sono sicuro. E che cosa aggiunge ancora
sempre in Latona. E allora perché questa rabbia del sindaco e soprattutto perché parlare di equilibri precari? Scrive ancora nel suo post. Semplice, perché bisogna dare urgentemente a Messina servizi, perché bisogna dare urgentemente a Messina servizi e ad Amam circa 8 milioni e mezzo di euro per servizi che, come dicono sempre le revisioni, sono importanti ma non essenziali. Bravo Latona. Quindi pulire le caditoie che da 20 anni che non si puliscono non è urgente. E continuiamo sempre poi con tutti gli effetti delle bombe d'acqua. Ditelo a tutti i negozianti del viale Le Libertà e quant'altro, qui nella zona del Vittorio Emanuele. Ditela, spiegatela a loro che non sono urgenti, che ogni botta d'acqua si ritrovano con danni nei negozi. Bravo, la Torano, bella considerazione. O ditelo ai cittadini che ormai con Messina Servizi non deve diventare strutturale taglio degli alberi, la disinfettazione, la derattizzazione, la cura di tutte le discariche. Ditelo, spiegatelo ai cittadini che non sono importanti queste cose. Cioè, noi non abbiamo evitato appalti, le abbiamo date quindi a Messina Servizi, e per Latona non sono urgenti queste cose. Io credo che sia un diritto dei cittadini avere i più servizi possibile, soprattutto togliere queste anomalie, perché sono anomale in una città non fare questi servizi. E poi continua Latona, il sindaco che tuonava contro le partecipate e che per questo si scagliava contro la vecchia politica, ora si scaglia contro la stessa vecchia politica per moltiplicare i fondi alle partecipate mettendo a rischio gli equilibri di bilancio. Anche qui affermazione da asino volante, perché gli equilibri di bilancio, come hanno confermato il collegio e il presidente, sono rispettati. Quindi abbiamo potenziato i servizi e li abbiamo potenziati proprio sulla scorta del taglio ai costi inutili e dell'aumento delle entrate che abbiamo fatto. Anzi, tu nella riunione del 17 di dicembre, caro Latona, hai voluto che inserissimo, integrassimo nel Vademecum tutte le entrate strutturali e tutti i tagli strutturali, perché volevi renderti conto definitivamente se la scelta fatta al 13 di novembre, quando abbiamo fatto la variazione di bilancio e abbiamo messo i soldi per Amam e Messina Servizi, erano ormai delle scelte che si stabilizzavano e quindi che davano garanzia di poter erogare questi servizi. E quindi Latona, bugiardo per l'ennesima volta. Hashtag, chiudo con Latona e vado con la parte conclusiva. Ci occuperemo un attimino anche di Antonio Saitto, ovviamente. Hashtag di Latona, che bello. Assini sì, ma non fessacchiotti. Io vi dico, hashtag, siete asini e bugiardi. Ecco, modifichiamolo così, l'hashtag di Latona. E andiamo qui ora anche alla prova provata, no? Gli emendamenti, guardate questi scienziati che hanno fatto. Allora, abbiamo diviso ieri gli emendamenti in due blocchi. I primi 6 emendamenti prendono i soldi, udite udite, dal capitolo dell'avvocatura e hanno preso più soldi di quanto c'era nel capitolo. Bestie! Bestie! Altro che asini volanti! Intanto il capitolo in tutto c'ha 827.000 euro e voi avete prelevato 950.000 euro. Bestie! Non solo. Perché il parere è negativo già su tutti questi 6 emendamenti? Perché la previsione che abbiamo fatto nel bilancio, 827.000 euro, è la stessa di quella che abbiamo fatto nel 2020. E nel 2020 abbiamo dovuto aggiungere altri soldi agli 815.000 euro originariamente previsti. E abbiamo dovuto aggiungere altri 300.000 euro circa, cioè abbiamo speso nel 2020 1.151.000 euro su questa voce dell'avvocatura. Quindi il parere è negativo perché i soldi già previsti già non bastano e quindi bisogna impinguarli come abbiamo fatto l'anno scorso. Non solo, ma rispetto agli 827.000 euro previsti nel 2021 andate a prelevare 950.000 euro. Ecco, questi sono gli emendamenti farlocchi, si chiamano farlocchi. Questo per rispondere anche sempre a Nino Interdonato, il quale vuole paragonare i miei emendamenti, migliaia di emendamenti che facevo nella legge di bilancio nel 2008-2009 quando ero parlamentare. Nino Interdonato, io con i miei 5-6.000 emendamenti portavo risultati e soprattutto non erano farlocchi, e questo ti posso dare lezione a te e ai tuoi sodali.
visto che ti permetti di entrare nel merito della mia attività di parlamentare. Vedi l'attività parlamentare di Spicciolo, come, che testimonianza ha lasciato per quanto riguarda la città e quant'altro. Quindi ti prego, cerca di evitare certi paragoni, tu che già hai incassato, vedi, perché lui ha rispetto ad altri consigli, lui già si è incassato le cosette che voleva fare, per carità, cose legittime, io non dico niente di... però la richiesta, noi ci siamo messi a disposizione come di tutti, nei tempi giusti, come ho sempre fatto, perché non è vero che non ho dato conto a nessuno. Vi posso contare uno per uno le cose che sono state chieste, quelle legittime le ho fatte. Le raccomandazioni per sorelle, cazzo eccetera, per i concorsi della Polizia Municipale ovviamente non le ho fatte, no? E puoi evitare di parlarne, perché ancora alcuni non mi parlano, perché ovviamente non ho dato seguito a queste sollecitazioni. Quindi sei emendamenti prevedevano, che cosa? Udito dite, dovevano prendere 400.000 euro da questo capitolo per metterla all'assistenza domiciliare ai ragazzi disabili. Ma se noi abbiamo messo tanti soldi, fondi extra bilancio, ce li ha messi in social city, come? Ci avete fatto l'applauso del livello di assistenza che stiamo dando. Abbiamo aumentato le ore dell'ASACOM con 1.200.000 e volete aumentare ancora l'ASACOM con 400.000 euro, aumentate di un'altra ora a settimana. E scusatemi, se abbiamo detto noi che gradualmente andremo ad aumentarli, erano 6 fino ad ora, l'abbiamo portata a 12, ci è costato 1.200.000, ma non l'abbiamo preso dal bilancio, l'abbiamo preso da fondi extra bilancio, ed è in quell'ambito che si vanno a prendere. Quindi non andate a sbandierare cose, i disabili, le risorse le abbiamo e si devono spendere. Queste sono le questioni, quindi non strumentalizzate, per cortesia, non fate anche queste porcherie. Dopodiché 50.000 euro come voce della cultura, per carità, 50.000 euro per il trasporto, ma se spendiamo molto di più e sono tutte coperte queste cose. 300.000 euro per il decentramento amministrativo, cioè dare questi soldi ai quartieri che manca l'organizzazione delle risorse umane e quindi non si possono spendere, e gliel'abbiamo spiegato in tutte le salse. Infatti in nessuna città della Sicilia il decentramento amministrativo è partito, perché noi abbiamo il problema delle risorse umane, l'abbiamo detto, dal 2022 si può parlare realmente di cominciare ad attuare il decentramento, perché già ci mancano risorse umane a Palazzo Zanca. Ma siccome devono fare sempre operazioni strumentali, e allora fondo sostegno abbonamenti disabili, avevamo detto che già con l'applicazione tra qualche mese dell'avanzo si sarebbe prevista anche questa somma, e quindi tutto questo per strumentalizzare. Allora, questi sono il primo blocco di pareri, 6 pareri. Qua ci sono anche già sono tutti con il parere di Cama, tutti fatti ieri con data di ieri, qua il ragioniere generale, data 29 gennaio, a conferma che tutto questo è stato fatto ieri. Il primo blocco di 6 emendamenti, parere negativo, per questo motivo che vi ho spiegato, no? Dopodiché, altro blocco di pareri che puntano a prelevare le risorse. Non vogliono dare 100.000 euro al Teatro Vittorio Emanuele? Vabbè, ditelo alla città che i 100.000 euro che noi, da questa amministrazione, ha cominciato a dare al teatro, non li volete dare più. Quindi tolgono questi 100.000 euro al Teatro Vittorio Emanuele. Dopodiché, pensate, tolgono, sono gli altri 7 blocchi di emendamenti, quindi parere negativo. Per quale motivo? Perché tolgono 1.200.000 al contratto di Messina Servizi. Come? L'abbiamo votato l'altro giorno, abbiamo dato la copertura. Come fate più a toglierli? E sono già in una destinazione vincolata. Parere negativo. Poi li volete togliere? Prendetevi la responsabilità voi. Quindi a Messina Servizi per fare i lavori di cerbatura e di potatura degli alberi, eccetera. Quindi servizi importanti. Poi vogliono togliere 1.000.000 di euro ad AMAM, cioè la pulizia delle caditoie, non la facciamo, la rinviamo, la cura delle fontane, la rinviamo. Dopodiché 500.000 euro la vogliono togliere alla società patrimonio, che è incaricata di sistemare questo bordello che c'è nel patrimonio, e ora gli togliamo i soldi. Quindi gli togliamo i soldi e poi gli diciamo che non opera. E certo, togliendogli i soldi come deve operare? Ecco, vedete come strumentalizzano questi asini volanti le cose? Ecco che dovrei prendere. Parere negativo. Volete toglierli? Prendetevi voi la responsabilità. Non sarò presente io in aula,
in modo tale che eventualmente poi possa determinarmi anche su questo fronte della responsabilità e rispetto a queste nefandezze. Pensate, vogliono togliere i soldi dal randagismo, 60.000 euro, come? Noi stiamo mettendo altri 300.000 euro perché quelli previsti non bastano. Pensate, vogliono togliere i soldi dalle politiche del mare, cioè noi con quei soldi puliamo gli arenili e poi aspettiamo i rimborsi della regione, vogliono togliere 100.000 euro da là. E tutto questo, alla fine, perché cosa? Perché qui vogliono aumentare le ASACOM, i lavoratori ASACOM, destinare di queste somme 300.000 euro, cioè per aumentare mezz'ora, e qui l'emendamento, quello è per un progetto di disabili che non abbiamo idea, ma per i quali, quello di prima, ripeto, ci sono i fondi extrabilancio. Qui vogliono mettere 300.000 euro per aumentare ancora le ore dell'ASACOM, degli lavoratori ASACOM. Ma se noi abbiamo messo già 1.200.000 per aumentare di 6 ore, significa che con 300.000 euro gli aumentiamo un'altra ora? E perché li dobbiamo prendere dai fondi di bilancio e quindi dobbiamo toglierle qui, in questo caso, dalle spese natali, manifestazione natalizia? Non se ne vogliono fare? Non se ne fanno, per carità di Dio. Volete togliere 40.000 euro dalla sistemazione dell'aula consiliare? Togliete, non me ne frega niente. Li volete togliere sti 100.000 euro pure dal Vittorio Emanuele e della politica del mare? Pigliatevi voi la responsabilità. E alla fine tutto questo poi destinato per fare altro, 60.000 euro oggetto di riqualificazione complessiva, di revamping, eccetera. Quindi in quell'ambito l'assessore Caminiti sta già pensando di poter attivare queste strategie. Dopodiché prendere 1.000.000 e destinarlo fondo emergenza Covid famiglie. E perché? Tutti i soldi che abbiamo avuto finora dei fondi extra bilancio, perché dobbiamo toglierli dal bilancio? Solo per fare, come dice il buon russo, scumazza, shampoo, non lo sappiamo cosa. Un altro 1.000.000 da prenderlo e darlo per quanto riguarda le imprese, ma se abbiamo i soldi di agenda urbana che dobbiamo spendere, più quelli per quanto riguarda il, credo che sia il PON metro, anzi no, il POC, che stiamo facendo gli avvisi, tutto questo sempre per fare scumazza. Quindi i 30.000.000 che noi abbiamo previsto già per imprese e famiglie, è ovvio, sono pochi, per carità, ma noi questo possiamo fare con i fondi extrabilancio, anche perché quando voi fate queste operazioni strumentali lo fate semplicemente perché dovete dire che avete aggiunto 1.000.000 su un fondo prelevandolo da dove non si possono prelevare. Non c'è limite, non ci sono dubbi, ma non si possono proporre gli emendamenti che si sa già in partenza, che sono tecnicamente improponibili. Voto contrario, no, parere contrario, prendetevi voi la responsabilità. Ma ripeto, questo è il tenore di ciò che si intendeva fare, e ribadisco, la partita comunque la potevamo chiudere ieri o stamattina. Concludo, vi voglio salutare perché non vi voglio tediare, concludendo e salutando quello che comunque è stato una presa di posizione di tale Antonio Saitta, che da questo punto di vista ha entrato a gamba tesa in un ragionamento che obiettivamente mi fa vomitare, posso dirlo? E allora, chiudiamo col quadro su Antonio Saitta. Più volte candidato a sindaco di Messina e mai eletto. Ci fa sapere oggi di essere ancora politicamente vivo, e questo ci fa piacere. E lo fa perché ne approfitta per diffondere un messaggio attraverso la stampa, per un presunto retroscena che si è verificato tra lui e l'onorevole Giampiero D'Alia, del quale non ce ne frega nulla a noi di tutta questa situazione. Però ne ha approfittato per farsi pubblicare l'articolo per attaccare sempre me con le sue battute sarcastiche, no? Che al di là del sarcasmo che ci sta, però era un po' un condensato anche di inesattezze, di luoghi comuni raccolti chissà in quale salotto dell'alta società messinese, o in quale stanza dorata dei palazzi romani che lui frequenta, grazie alle campagne elettorali che si fa qua e poi si incassa gli incarichi. Su un punto però posso dargli ragione. Lui non ha perso le elezioni per colpa di Giampiero D'Alia, è vero. Le ha perse perché gli elettori sapevano chi è Saitta. È ovvio, no? Chi è Saitta?
E cosa non solo ha rappresentato, cosa rappresenta, cioè Saitta rappresenta l'esatto contrario degli interessi della città e della gente. E purtroppo per lui le elezioni non funzionano come i concorsi universitari? No, no, è molto difficile indovinare o sapere prima di chi sarà il vincitore delle cattedre, e qui il consenso non, purtroppo non si ha automaticamente essendo figli di. No, non funziona così. Le elezioni sono cosa diversa dei concorsi universitari, caro professore Saitta. E sono anche d'accordo con Antonio Saitta quando scrive che avrebbe governato Messina in modo diverso lui, se avesse fatto il sindaco. Sicuramente è diverso dal mio, non ci sono dubbi, ma anche da quello di altri esponenti del PD, no? E come presidenti di regione, no? Magari come De Luca in Campania, e i sindaci come Gori a Bergamo, che sono stati in prima linea nella guerra al Covid e non hanno risparmiato aspre critiche al governo nazionale e alla regione Lombardia, senza che nessuno professorino con la R moscia li accusasse di voler strumentalizzare la pandemia. Eh? È giusto che Gori, è giusto che il governatore De Luca abbiano fatto bordello contro il governo, pidiota. Eh? E l'ho fatto anch'io. E mi pare giusto per tutelare la salute della mia comunità. E nessuno ha strumentalizzato di noi la pandemia, non avevamo bisogno, noi, mister professore con la R moscia. E se qualcuno fosse rimasto, questo dubbio su come avrebbe diversamente governato il buon Saitta, possiamo consigliare un ripasso della sua esperienza di assessore nella Giunta Providenti. Giunta Providenti, assessore all'urbanistica, grande operazione nella zona nord, mi pare, da quel momento degli anni 90 si fecero belle operazioni nella zona nord della città, vero Saitta? Sì, potreste parlarne alla città di queste cose effettivamente, ma la gente se le ricorda queste cose, come se non se le ricorda? Possiamo anche parlare di quando Saitta era vice sindaco, del sindaco Franco Antonio Genovese, Ti ricordate, no? Ve li ricordate? Che bei compagni di merenda politica. I messinesi però, caro Saitta, hanno buona memoria e non hanno avuto difficoltà a ricordarsi proprio chi sei. E soprattutto perché fai campagna elettorale. Perché ogni campagna elettorale, che ovviamente tu speri di perdere, gli aumentano gli incarichi. Bravo, ma dillo almeno. E io sono felice che tu fai le campagne elettorali per aumentare gli incarichi professionali. Io sono felice, non sono geloso, non sono invidioso, per carità di Dio. E pur considerando lo scarso impatto sull'opinione pubblica delle considerazioni del professore Saitta, ci sono alcune affermazioni però che è caso di chiarire una volta per tutte, anche per fargli un pochino di pubblicità. Si dice che a Messina sarebbe oggi... La città di Messina sarebbe oggi emarginata da ogni contesto istituzionale e politico, lo dice Saitta. Sinceramente non si comprende cosa si voglia significare con questa affermazione, con questa scusa. Con questa accusa, certamente, non si riferisce alla nostra capacità di ottenere finanziamenti, perché su questo tema possiamo dare lezione al professore Saitta e ai suoi sodali, visti i risultati che sono lì sotto gli occhi di tutti e che i tuoi consiglieri comunali hanno avuto pure paura di discutere in consiglio comunale, mettendo il bavaglio al sindaco e violando la legge che prevede che dopo 10 giorni dal deposito della relazione annuale del sindaco si deve fare il dibattito sul contenuto della relazione. Quindi è ovvio che sai bene che i risultati sono arrivati. Forse voleva dire che io non sono allineato, che noi non siamo allineati e asserviti a certi potentati a Roma o a Palermo. E sì, allora capisco cosa voleva dire da questo punto di vista il buon Saitta, e in modo particolare anche che in questo panorama, in questo, vedete, panorama instabile del sistema politico e istituzionale italiano, guardate che questo rappresenta un punto di forza, ve lo dico con molta onestà, non di debolezza. Non è infatti con i rapporti personali con i ministri e assessori regionali che si fa il bene della città. Il bene della città si fa se hai le carte in regola e quindi puoi difendere la tua città scontrandoti contro questi potentati e questi livelli. Posso invece dire che i rapporti personali servono magari, caro Saitta, per avere qualche incarico da consulente, vero?
professore Saitta, e lì le comparanze sono importanti. In quel modo, ovviamente, si ripagano le sconfitte delle campagne elettorali. A proposito, cosa ha ottenuto Messina da quel ministro per il Mezzogiorno a cui Saitta ha strappato l'ennesimo incarico in questo momento? Provenzano, mi ricordo come si chiama. Ad oggi nulla. Ma vi dico che ha ricevuto un grande danno Messina e il Meridione. Ve lo dimostrerò nella diretta che ci sarà lunedì prossimo alle 18.30, dove parleremo dell'imbroglio del Recovery Fund e del cosiddetto Recovery Plan. Hanno questi nomi strani, non è altro che un gioco di ricatti e l'altra messa in quel posto al Meridione. Artefice il ministro per il Mezzogiorno Provenzano con il suo consulente professore Saitta. Avete capito? E lunedì ne parleremo di questo, perché è da settimane che studiamo queste carte, questi numeri, cosa che non ha fatto nessuno. E poi chissà, non posso dire porterò in consiglio comunale perché non ci sarò più, magari da mercoledì sera, ma se ero ancora sindaco, forse fossi rimasto sindaco, avrei portato queste relazioni in consiglio comunale. Volevo vedere i consiglieri pilioti a 5 stalle cosa avrebbero fatto. Bene, ma lunedì, Saitta, collegati. Alle 18.30 è importante. Non avete fatto nulla, non hai fatto nulla per la città e ovviamente hai fatto molto per te stesso e le consulenze fioccano. E Saitta dovrebbe pure ricordare, sebbene siano passati circa 13 anni, che quando lui era il vice sindaco di Franco Antonio Genovese e Francesco Rutelli era il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dopo un ampio dibattito durato per settimane in città, ovvero la decantata conferenza economica cittadina sulle prospettive di rilancio della città, Rutelli si presentò a Messina per tirare le conclusioni. Quale fu il risultato di tante analisi e proposte? Qualche migliaio di euro per il restauro della chiesa di Grotte, di cui noi siamo contenti, per carità, ma pur resto nisba zero. Che dire poi, per venire ai temi più recenti, dei benefici ottenuti dalla nostra città dal governo regionale guidato da Crocetta e sostenuto dal PD? Meglio tacere, per carità di patria, meglio tacere. Noi siamo invece dell'idea che con le istituzioni non servano le chiacchiere ed i rapporti politici personali, ma bisogna confrontarsi avendo le carte a posto. Le carte in regola, come diceva la bonamine ma di Piersanti Mattarella. Una Sicilia con le carte in regola. E io voglio una Messina con le carte in regola, che mi consente quindi di poter tutelare, anche scontrandomi a tutti i livelli con le varie cupole, la mia città. Perché se ho le carte in regola non ho nulla da temere, non ho bisogno di raccomandazioni, non ho bisogno di comparati e non ho bisogno di queste amicizie, cari miei. Ma con la schiena dritta riesco comunque a tutelare la mia città. E ancora la più ridicola delle accuse rivoltemi da Saitta è quella di aizzare istituzioni e cittadini gli uni contro gli altri, anche in questo caso. Non è chiaro di che si parli in concreto, se si tratta delle mie denunce pubbliche nei confronti di un manager, se e nei confronti della sua malagestione dell'emergenza sanitaria in corso. E allora avremmo la conferma, questo sì, se si tratta proprio di questo, che anche negli ambienti frequentati da Saitta si avverta forte la preoccupazione di questo sindaco che possa accendere i riflettori su certi affari e soprattutto rispetto a un centro di vero potere dove c'è la mangiatoia trasversale per tutti i consulenti, per tutti i partiti, porcherie per tutti, cane non mangia cane, cari miei, e per più palazzi, perché sono cose trasversali. Infatti nessuno di loro, nessun deputato regionale nazionale pidiota, nessun deputato regionale nazionale di 5 Stelle ha fatto un'interrogazione parlamentare, ha mosso un dito per difendere la città di Messina dalla paglia e da questo ambiente. Se invece si parla di mancata collaborazione, si ripete una bugia già formulata da altri, anche perché io, onestamente, con chi dovevo collaborare? Ho tentato di collaborare con tutti, ho tentato di collaborare anche con i deputati nazionali, con i senatori, con i deputati regionali. È come se, da questo punto di vista, vi dico onestamente, si chiedesse e si chiedeva di collaborare con il mio carnefice, cioè con il carnefice della città, perché questi, ogni collaborazione che abbiamo chiesto, hanno fatto tutto al contrario, tutto l'opposto. La situazione delle baracche sotto gli occhi di tutti, dove il buon Saitta in persona ovviamente ha operato per sicuramente ostacolare anche questo percorso.
visto che qualcuno come Saitta, ma non solo, tenta di fare leva sulle difficoltà di qualche imprenditore, che comunque purtroppo esistevano queste difficoltà prima, ora sono state aggravate, per distrarre l'opinione pubblica dall'allarmante escalation dei decessi per Covid a cui stiamo assistendo da mesi, mi sia consentito di usare un'espressione forte e priva di ipocrisia istituzionale. Non si può chiedere, ribadisco, a nessuno di collaborare con il proprio carnefice. Non voglio avere a che fare con il professore Saitta, che ha dimostrato di odiare i messinesi e di utilizzare la città solo per avere incarichi. Nemmeno se la richiesta viene dai cosiddetti salotti buoni della città, che io, attenzione, apprezzo, e ovviamente ognuno al suo posto, o dai palazzi, se proviene anche dai palazzi del potere. Su questo non transicco. E non ci sarà minaccia che potrà farmi cambiare idea, caro Saitta. Dimenticavo le pecore. E chiudo. Dimenticavo le pecore citate da Saitta. Posso dire che in questa città fino al 2018 le pecore finivano in pasto ai lupi della politica, con la promessa di un posto di lavoro, di un corso di formazione o di una raccomandazione. Da 2 anni e mezzo a Messina sono i lupi rimasti senza prede a lamentarsi, e come abbaiano questi lupi, si lamentano, e le parole di Saitta lo dimostrano. Comprendo che per alcuni io sarei inadeguato a fare il sindaco di Messina, perché non ho i conti svizzero a Monte Carlo, non ho neanche le remoscia, non ho le coperture parentele, non ho le coperture delle parentele, non ho protezione in certi ambienti che contano, perché sogno paesaneggio, come dice il buon Spicciolo. Però non ho mai esitato ad impegnarmi con tutte le mie forze, con tutto il mio amore, come dico sempre, senza se e senza ma, per tentare di ripagare questa comunità dell'onore che mi ha dato, di avermi scelto come guida, e quindi per ricambiare l'affetto che mi ha sempre dimostrato. E come ho avuto modo di scrivere, forse è meglio dare ragione a Dante. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Vi saluto, vi dico grazie per l'affetto che mi continuate a dimostrare e per la vostra solidarietà. Se domani ci sono novità su quella che sarà l'ordinanza del buon Musumeci, se uscirà, ci sarà una diretta per chiarirvi anche qui la confusione che regna sovrana, ma non per colpa mia. Io mi sono allineato a quelle che sono ormai disposizioni regionali e nazionali. Vi saluto, e se incontrate qualche asino volante, salutatemelo. Un caro saluto.